domande? Luca, domande. Ora, sai che cos'è? Che io ultimamente mi sto bombardando di materiale tipo libri, no? Leggo libri cartacei, libri in PDF, però sai che cos'è? Che senti poi teorie tutte discordanti, no? No, lascia stare, io non l'ho mai letto, non l'ho mai letto, non so nemmeno che cosa racconti. Tu devi seguire informazioni giuste. È quello là il problema, che se tu leggi diverse fonti, cioè un conto è se la fonte è attendibile, quindi se tu guarda sempre, per sapere se è attendibile, la persona dalla quale stai imparando, chiediti, la persona dalla quale sto imparando ha risultati suoi comprovati? Quindi magari il report o comunque capisci che sa di quel cazzo che sta parlando. Uno. Due. La persona dalla quale stai studiando ha studenti che hanno risultati. Il risultato non è il numero, il bacio. Il bacio già è comunque un buon risultato, ma il risultato è poi scoparsi la ragazza. Quindi questi qua sono i due criteri. Che poi in realtà il primo criterio potrebbe anche non esserci, ovvero che lui in primis abbia risultati. Perché magari io potrei dire, ok, io non sono capace a scoparmi ragazze, però sono capace di insegnarlo e gli altri riescono a scopare. Potrebbe andare benissimo, però fondamentalmente questi qua sono i due requisiti. La persona dalla quale stai imparando è capace a produrre quel risultato, ovvero portarsi la ragazza a casa e scoparsela? Uno. La persona dalla quale sto imparando è capace di insegnarlo e ha risultati comprovati di studenti che hanno prodotto quel risultato? Quindi questi sono i due criteri. Se mancano questi due criteri, soprattutto quello degli studenti, la persona non è da seguire. Quindi questo qua sono i criteri per capire da chi studiare le informazioni. Perché è una giungla, il mondo della seduzione. Consigli di focalizzarmi troppo sul materiale che si trova, cioè Sì, sul materiale. ma non è tanto focalizzarsi sul materiale. Va bene focalizzarsi sul materiale. Io, per esempio, 3 giorni fa ho comprato un videocorso sul game. E lo sto studiando tutti i giorni, sto prendendo appunti. Ma so che la persona che ha prodotto quel videocorso diciamo, è titolata a parlare di quello che sta parlando. È un videocorso sulle modelle e questo qua aveva un'agenzia di modelle, è in grado di scoparsi le modelle, è tutto provato e quindi imparo da lui, ma so che sto imparando informazioni giuste. Anche altre conosco persone che hanno fatto corsi con lui e quindi so che è materiale funzionante, ma non avrei comprato quel videocorso se non avessi conosciuto persone che hanno già fatto corsi con lui, che mi hanno detto che effettivamente è bravo e competente, se non avessi visto anche che lui aveva un'agenzia di modelle, che ha esperienza di anni e anni nel mondo del game. Quindi va bene focalizzarsi sul materiale, ma deve essere materiale giusto, informazioni giuste. Quindi ecco là il dettaglio, perché è pieno di informazioni, ma potrebbero essere informazioni non giuste. E per sapere se sono giuste, devi capire se quelle informazioni hanno prodotto risultati, uno, a chi te le sta insegnando, due, ai studenti, da persona che insegna. Detto ciò, se vuoi imparare come approcciare con successo una ragazza di giorno, come fare per uscirci insieme, come fare per andarci a letto, ho un videocorso che si chiama Dall'approccio al sesso che insegna esattamente tutto questo. Non insegna l'approccio in discoteca, non insegna l'approccio in chat, non insegna l'approccio alle tue amiche o comunque alle ragazze che già conosci, insegna tutto dall'approccio al sesso da un approccio di giorno per strada. Trovi questo corso andando su www.approcciala.it oppure cliccando sul link in descrizione. Quindi metti un mi piace a questo video, scrivi un commento riguardo a quali argomenti vuoi che vengano trattati nei prossimi video, visto che esce un video tutti i giorni, condividi questo video con qualcuno che conosci e intanto ci vediamo al prossimo video.